Perché adesso saluto con molto piacere l'avvocato Marco Massei che abbiamo in linea telefonica. Buonasera Massei. Buonasera Serio. Allora, le rubiamo soltanto pochi minuti, l'abbiamo raggiunta nel suo studio di avvocato a San Severino. Massei, abbiamo con lui fatto mille battaglie e continuiamo a fare le battaglie a favore della sanità, del diritto alla sanità per ogni cittadino, la tutela della salute di tutti i cittadini, e Massei è una, diciamo così, un punto di riferimento per la zona di San Severino e per quanto riguarda appunto queste battaglie, e ultimamente anche presidente della Fondazione Onlus, l'anello della vita. E questa mattina proprio abbiamo letto un articolo pubblicato sul Carlino che riguarda un caso di una coppia che trovava difficoltà, diciamo così, la moglie, nel far ricoverare il marito affetto da leucemia. E poi è intervenuto anche l'assessore Filippo Saltamartini, sei intervenuto tu come presidente di questa associazione Onlus, l'anello della vita. Ecco, tutto questo perché? Perché in periodo di Covid si fa sempre più fatica a trovare una via per poter avere garantito almeno il conforto di una sanità che ci possa guidare, accompagnare anche nei momenti più difficili e forse anche nei momenti terminali della nostra esistenza. Che ci puoi dire, Massei? Grazie innanzitutto per questa opportunità, mi auguro che potessimo continuare a lottare ancora per la tutela del diritto alla salute, che è un diritto fondamentale. Ma nel caso specifico è accaduto purtroppo, ahimè, che in questa fase io sono stato interessato a una giornalista locale che mi aveva sollecitato questo caso umano veramente delicato, e mi sono limitato a dire che poco potevo fare. Abbiamo cercato di metterci in contatto con l'assessore alla sanità che molto gentilmente ha poi ha risolto questa situazione. È vero però che non dovremmo arrivare, diciamo, all'aiuto di sensibilità di alcuni politici per cercare di risolvere le situazioni. Quello che voglio sottolineare è che siamo di fronte a una situazione dove, senza nulla togliere al Covid e all'urgenza di questa pandemia, tuttavia però si corre il rischio di sottovalutare le altre patologie che affliggono la popolazione. Non a caso c'è chi già ha fatto notare che ci dovremmo, ahimè, attendere molti decessi per patologie oncologiche che non sono state trattate adeguatamente, che non hanno potuto fare il follow-up, oppure patologie cardiache che pure non sono state adeguatamente trattate. Cosa intendo dire? Che ci mancherebbe, il Covid è una malattia che può assumere in certi momenti, una, soprattutto per gli anziani, una letalità pericolosa. Pur tuttavia non possiamo pensare che ogni altro accesso in pronto soccorso sia oggi negato. Non possiamo pensare solo di curare il Covid, dobbiamo tener conto che le altre patologie non sono purtroppo scomparse, sono presenti e la gran parte della popolazione non le sta adeguatamente curando. Quindi si corre il rischio, paradossalmente, di venire fuori dal Covid, ma di aumentare tante altre patologie che giovavano di una adeguata prevenzione che oggi non viene fatta. È vero. Ecco, bisogna, quindi ecco, la coperta capisco che è corta, ma non bisogna perdere di vista queste altre patologie. Nello specifico del caso dell'articolo eravamo di fronte a un caso limite, cioè non si riusciva a far ricoverare una persona malata di leucemia, non voglio assolvere la colpa a nessuno, sia chiaro, ma ecco, una persona malata di leucemia con patologie particolari e purtroppo anche con veramente problematiche quasi terminali, e quindi stavano ledendo anche la dignità dell'ammalato. Quello che voglio dire appunto è che, senza voler operare una graduatoria nell'ambito della malattia, non si può dire quello vale di più, quello vale di meno. È evidente però che se noi dobbiamo aver rilievo e riguardo alla salute e in primis al diritto alla vita, non possiamo dimenticare
quelle patologie, in primis quelle oncologiche, che in alcuni casi possono essere, ahimè, curate solo in ospedale. Cioè, Covid sì, ma bisogna anche guardare le altre patologie. Se non ci si riesce con il personale che c'è, perché la coperta è corta, come si vuol dire, non rimane che fare, immagino, assunzioni straordinarie, fare altre iniziative, perché altrimenti, ripeto, verremo fuori dal Covid, ma subiremo un aumento, e c'è chi già lo sta calcolando, di decessi per altre patologie. I cosiddetti effetti collaterali. Hai citato i tumori, potremmo dire le malattie cardiovascolari, le malattie mentali che accelerano l'immunodepressione. Ecco. Sì. Tutte quelle malattie che si fondavano su una prevenzione, su follow-up continui, no? Certo. E se non vengono fatti, non è che poi, ahimè, guariscono, rimangono, anzi, però non si è fatta la prevenzione, non si sono fatti i controlli, quindi diventano più gravi. Certo. Ecco, l'ultima cosa, Massei, come presidente dell'Olius, l'anello della vita, sì, stai combattendo perché possa riaprire al più presto, sì, l'ospice dell'ospedale di San Severino, che perché è stato chiuso? Questa struttura è stata da sempre una struttura, un altro fiore all'occhiello del distretto del nostro distretto, compreso San Severino, perché raccoglie pazienti che hanno bisogno di cure palliative o cure, sì, terminali nell'ambito della provincia e anche oltre. E grazie alla bravura, in particolare dei medici e del personale paramedico, si è, come dire, questo reparto fatto notare ed è un riferimento per l'area ultraprovinciale. È stato chiuso perché, per la generosità che è stata data, era scoppiato un focolaio di Covid all'interno della casa di riposo di San Severino Marche. La gran parte degli ammalati, ospiti, anziani erano positivi. Quelli rimasti, circa un terzo, negativi, bisognava sistemarli in altra zona, ed è stato deciso, è stata data la disponibilità di ricoverarli temporaneamente all'interno dell'ala ospedaliera destinata all'ospice. Però a volte poi che succede? Che le situazioni temporanee non si risolvono, cioè nel momento in cui è venuta meno l'emergenza, nel senso che l'ospedale, la casa di riposo è riuscita a riprendere tutti i propri ospiti, compresi quelli ammalati e anche quelli che erano negativi, quindi è stato l'ospice che aveva servito da valvola di sfogo, è stato, diciamo così, gli ospiti hanno lasciato questo ospice e sono ritornati alla casa di riposo, la struttura è rimasta vuota, e quindi quelle persone malate terminali che avevano concesso con generosità questi spazi agli anziani della casa di riposo, oggi si vedono di non poter tornare, sono costretti a curarsi a casa, malattie che voi capite, è comprensibile che a un certo stadio della malattia così grave non si riesce più a curarla a casa, e non possono più riaccedere nella struttura, perché in questo momento il personale, soprattutto il personale paramedico, infermieristico, è stato nel frattempo destinato all'emergenza Covid di Civitanova e di altre reparti. Ah, ecco. Quindi quegli infermieri che si trovavano presso l'ospice di San Severino, perché ne servono anche lì una buona quantità, sono stati dislocati temporaneamente in altra sede, e attualmente quindi chi ne fa le spese sono quei malati affetti appunto da malattie così gravi, terminali, che hanno bisogno oramai solo di cure che possono definirsi palliative, e chi li accompagna verso purtroppo il trapasso, e sono costretti, immaginate in che difficoltà, o ad accedere ai pronti soccorsi, perché nel momento in cui a casa non si, a un certo punto la malattia non si riesce più a curare. Certo, certo. Con intuibili disagi per gli ammalati, per i pronti soccorsi, per quanti stanno nell'ambito della cura di queste delicatissime malattie. Quindi è necessario assolutamente riaprirlo. Io ho avuto ieri un colloquio molto franco, molto con grande disponibilità da parte dell'assessore, il quale mi ha fatto notare che non è assolutamente sua volontà di non ripristinare questo reparto, ma lo farà appena possibile, perché attualmente c'è questa pandemia che rende difficile la situazione. Io però ho fatto presente che, appunto, senza voler graduare le malattie,
non se ne può far della pandemia, non possono fare le spese di è in condizioni di aver perso ormai tutto e quindi gli è rimasta solo la dignità di ammalato. È vero, questo Covid fa più disastri di quelli che magari potrebbe fare da solo, no? e che fa da solo, perché poi abbiamo visto che anche l'incidenza delle morti non è che sia così drammatica, dovuta al fatto che abbiamo messo su nel frattempo un sistema sanitario capace di curarlo anche a casa. Sarà pure questo, sta di fatto che comunque quello che tu ci dicevi, che l'hospice non può riaprire perché il personale è stato dirottato altrove, dopo che è stato registrato anche un focolaio, la casa di riposo, tutto quello che ci ha raccontato. Sì, ecco, però è anche vero che hai ragione, che quando dici non possono questi malati fare le spese di una sanità tutta concentrata su questo benedetto coronavirus. Ti ringrazio veramente, tanti auguri di buona battaglia sulla sanità, vedo che non ti manca lo spirito. grazie ancora a voi. Ci vediamo e a presto. Salve, buona giornata, buona serata. Ci vediamo, Marco.